Ah, Abis, andiamo. Siamo World Class, sì, novello, sono un novellino, una patatina novellina. Ah, oh, c'è una patatina. Ah, un novellino, allora, patatina, come ti chiami? Beh, patatina. Allora, benissimo, primo tiro, meraviglioso, favoloso, eccoci qua, vicinissimo. Ah, alla questo green. È il tuo gioco, mi ricordo. Hai visto? No, il mio gioco sì, cosa vuoi dire? È il mio gioco, guarda. Non lo metti dentro neanche se ma invece lo metto dentro, tu. Figurati, sono troppo bravo, io sono troppo bravo. Guarda, sono già quasi al green. Guarda, altro tiro, altra scelta. Adesso lo metto dentro. No, hai visto? Hai visto? Già sono al green. Adesso lo metto dentro. Guarda lì, Sei pronto a guardare che lo metto dentro? Sì. Via, aspetta. Ho fatto tre colpi, in quattro colpi. Aspetta, aspetta, tacci, sei già arrivato. 10 feet, ok, 10 piedi. Track. Mi è scesa. Mi è scesa un pochino. Ti è sceso, sì, ti è sceso. Voglio vedere se riesci a metterlo dentro. Adesso ci riprovo. Era una palla molle. Dai, ok, ci riprovo, Op, op. Oh, l'ho messo dentro, il quinto tentativo. Vabbè, sono bravo. World Class Leaderboard per il vostro Game Gear, la console portatile per le riviste nelle case degli abbonati, tentando di rovinare anche le case dei non abbonati, così almeno imparano a non abbonarsi alla rivista, giustamente. Però non dovete ovviamente spaccare i vetri alle... Oh, ho mancato una... Ovviamente se mancate una casa che è abbonata a voi, se la mancate questa casa disdirà l'abbonamento, per cui dovete, ecco bene, non dovete andare neanche addosso alle cose come ho fatto io in questo momento, perfetto, benissimo, andiamo avanti, preso anche quello, corriamo via, andiamo avanti, spacchiamo i vetri, dove è possibile, ho dimenticato di prendere i giornali, ho dimenticato ancora i giornali. Insomma, devo dire che ho perso un bel po' di abbonamenti qua. Benissimo! E via! Paperboy per il vostro Master System. Pensando, parla anche, per cui voci digitalizzate. Vediamo un po', muovo anch'io il mio cavallo. Potete anche tornare eventualmente indietro se non siete convinti della mossa che avete fatto. Io proseguo. Insomma, beh, capite che questa è una vera e propria simulazione di scacchi, per cui non c'è niente da spiegare se non quella di poter giocare a vari livelli e quindi anche imparare a giocare a scacchi e non soltanto giocare. Costruire dei personaggi scegliendoli fra varie cose, ad esempio un personaggio umano, un corridore del deserto, chiamiamolo così, quindi un personaggio capace di abilità fisiche notevoli, e poi anche il Tinker, che è un personaggio un po' particolare che ha delle doti più o meno così, diciamo, magiche. E a ogni personaggio poi dovrete assegnare un sesso, che può essere chiaramente maschio o femmina, e poi potrete anche assegnare delle capacità, che sono come quelle di medico, di guerriero ad esempio, oppure capacità di viaggiatore. Se non volete costruire il vostro gruppo di personaggi, potete comunque caricare una partita già iniziata per voi, che si chiama Pre-Generated Team, vuol dire gruppo già costruito. A questo punto potete scegliere quest'icona, quella col razzo, per cominciare il gioco. Eccolo qua, questo è il gioco vero e proprio, nel quale dovrete gestire i vostri personaggi per poter riuscire a sbaragliare questo impero della galassia. Dovrete muovervi nel mondo che vi circonda e dovete man mano scegliere anche il personaggio che vorrete gestire in quel momento. Dovete chiaramente utilizzare anche le vostre armi e le vostre capacità al meglio per riuscire a non morire, come ci mi sta succedendo, ma è ovvio, anche perché devo dire che questo tipo di giochi richiedono grandi capacità, nel senso dovete leggere, sapere cosa fare e soprattutto gestire al meglio i vostri personaggi. Back Rogers comunque vi darà grandissime emozioni, perché è un gioco molto divertente. E poi eccola lì, dovete anche saltare, perfetto, andiamo avanti così. Questo qua bisogna colpirlo con una bella panciata per arrivare dall'altra parte del gioco, hai capito? Qui c'è, ormai hai imparato anche tu, benissimo, una bella panciata anche a questo. Ah no, mi ha preso lui, male. Allora, ecco, sono morto, ma si può morire così. Chuck Rock per il vostro Mega Drive. Preso, pulcino preso, ecco anche l'altro. Allora, ho preso anche questo, preso anche quello, un bel colpo gli abbiamo dato a quel mostrone. Allora, i proiettili dovete recuperarli sulla strada, eccolo qua, adesso ne ho recuperato uno,
preso anche quello, preso anche questo, poi dovete raggiungere l'uscita. Ah, ah no, ma non no, è possibile. No, tutti i pulcini. Non avevo il proiettile. Ripriamo subito un proiettico. Proiettico, ecco. Allora vado a prendere i miei pulcini, che li ho dimenticati tutti lì. 1, 2, 3. Eccolo qua, quest'altro, perfetto. Allora, dove sono gli mamma altri? Pulcina. Li avevo visti. Mamma e pulcina, sì. Mamma pulcina. Tac, ecco, preso anche quello lì. Up, preso anche quello, cioè, l'ho saltato, evitato quello lì. Devo riuscire a salire. Oh, preso, devo salire ancora, perfetto, devo salire ancora verso l'uscita, eccolo lì, tutti i pulcini, benissimo, concluso anche questo livello, molto bene, Flicky. E così vi faccio vedere che cosa succede, questa è la storia, vabbè, allora, andiamo subito, eccolo qua, scopo del gioco, ecco, ma bello scopo, cioè farsi beccare subito, tipo. No, scusa, hai ragione, andiamo avanti. Scopo del gioco è quello di sparare a tutti i mostri e prendere anche i soldi che cadono man mano che riuscite. Ah, ecco, dovete anche tentare di non andare addosso agli oggetti che vi fanno perdere. Cioè, non è che sto andando molto bene, devo dire, eh? No. Allora, le monete vi servono per poi comprare quelli che sono degli oggetti che trovate, che vengono venduti nei vari negozi. Cioè, sapete che ci sono dei negozi che vendono dei pezzi che vi servono per completare il gioco. Io sono andato addosso. No, faccio fatica, si continua a morire. Game over, fantastico per Fantasy Zone, per il vostro Game Gear.